Cari mortali che non siete ancora morti, cari viventi, io sono Sisifo e sono costretto a tornare da voi perché i mitografi dell'antichità hanno parlato molto male di me, hanno parlato malissimo, e invece i mitografi che erano mitografi del patriarcato, questi mitografi invece mi avrebbero dovuto elogiare, perché sono stato io a inventare il patriarcato e il matrimonio monogamico patriarcale. Io ho inventato anche l'amor miceneo, che è la base del matrimonio monogamico patriarcale. I mitografi hanno parlato male di me perché io, pur avendo inventato il matrimonio, e il cui vincolo è la fedeltà sino alla morte, purtroppo ero, come dite voi oggi, ero un seduttore. Mi piaceva andare con le donne sposate. Io ero un re e andavo con le regine. Però non mi facevo accorgere dai mariti, non me ne facevo accorgere, perché la prima virtù del seduttore è la discrezione. Muti come un pesce, non si deve mai parlare. E allora, tornando all'amor miceneo, quello che voi chiamate l'amor romantico, l'amore dei trovatori francesi, il dolce stil nuovo del vostro Dante Alighieri, che so, l'amore romantico poi di Ugo Foscolo con le sue lettere, le ultime lettere di Jacopo Ortis, l'amore romantico dei dolori del giovane Werther, del grande poeta, grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe, che ha scritto quel famoso romanzo I dolori del giovane Werther. L'amore, questo amore romantico, non l'ho inventato io. E si chiamava l'amor miceneo, perché per la prima volta questa forma di amore è nata nella Micenia. L'ho inventato io l'amor miceneo. Perché la base del matrimonio monogamico patriarcale era l'educazione dei giovani ad avere rapporti sessuali solo dopo il matrimonio. Bambini e bambine dovevano crescere in posti separati e con modalità diverse di educazione. Quando poi arrivava l'adolescenza, no, con tutti i suoi cambiamenti, ed ogni maschietto desiderava una femminuccia ed ogni femminuccia desiderava un maschietto, il desiderio andava soffocato, in modo che il desiderio salisse, arrivasse agli occhi e alla mente, e si doveva sublimare, il desiderio si doveva sublimare, doveva esserci una grande aspettativa. Quando poi i due si fidanzavano, al massimo si potevano guardare, al massimo si potevano toccare con le mani, perché erano sempre sotto il controllo dei genitori, perché la fanciulla doveva arrivare vergine al matrimonio e poi doveva conservarsi casta dopo il matrimonio. Quindi i giovani, i ragazzi e le ragazze, non vedevano l'ora di sposarsi, perché solo col matrimonio potevano fare l'amore. Invece prima, ai tempi del matriarcato, le cose avvenivano in un'altra maniera. Uomini e donne si accoppiavano durante le feste religiose, bevevano una bevanda a base di alloro, si stordivano, si inebriavano e facevano le sacre feste in onore della Grande Madre. In onore della Grande Madre, lì si accoppiavano, si mettevano delle maschere al buio di notte e si accoppiavano così, senza neanche sapere chi fossero, perché c'era buio e avevano bevuto la bevanda a base di alloro, una bevanda fortemente inebriante, molto più inebriante di quello che prendono i giovani oggi quando vanno in discoteca. Era inebriante, facevano l'amore, però non si sapeva niente, poi le donne restavano incinte e mica si sapeva chi era il padre. Non ce l'avevano il padre al tempo del matriarcato. So io
Cioè io che ho fatto questa grande rivoluzione, è la più grande rivoluzione della storia il passaggio dal matriarcato al patriarcato. E la base dell'amor miceneo. I giovani si guardavano, il ragazzo guardava la ragazza a distanza e sognava e a forza di sognare, a forza di desiderare, nasceva questo sentimento, l'amor miceneo, che voi avete chiamato l'amore romantico. Sì, è vero, adesso lì da voi in Occidente le cose stanno un po' cambiando, state tornando un po' ai tempi del matriarcato. Il desiderio voi non lo coltivate più, il desiderio, come ho insegnato io ai micenei e in pratica a tutto il mondo. Parole dolci, promesse di stare uniti per tutta la vita. Quindi ecco, questo era il fidanzamento. Poi si arrivava al matrimonio e poi stavano insieme per tutta la vita. E sì, io ho inventato patriarcato, matrimonio monogamico patriarcale, ho inventato pure la prostituzione, perché c'era bisogno di un po' di prostituzione, poi l'ha sistemata bene Solone, e ho inventato anche la figura del seduttore per consolare le spose. Ma le spose avevano paura le spose a tradire il marito, perché c'era la lapidazione. Allora ho insegnato che il seduttore deve essere una persona discreta. E l'ho fatto io il seduttore, l'ho fatto con tutte le regine della micenia, e non se ne sono accorti mai nessuno, solo la fine purtroppo, perché sono morto, io avevo 80 anni, sono morto a Tebe nel letto della regina Armonia, e hanno trovato il mio cadavere, e allora i sacerdoti di Giove mi hanno voluto mettere al bando, ecco perché hanno scritto tante malvagità sul mio conto. Eppure io dovrei essere grandemente riabilitato, perché sono stato l'autore, assieme agli altri eroi della micenia, sono stato l'inventore del patriarcato per dare certezza della paternità agli uomini, del matrimonio monogamico patriarcale e dell'amore miceneo, fatto tutto di desiderio, un desiderio che doveva salire verso l'alto, verso la mente. In modo di creare il sogno, che due potessero stare insieme per tutta la vita, sia con il sogno che con determinate pene. Va bene, sappiate quindi che tutto quello che è successo dopo, col dolce sti nuovo, con i romantici e via di seguito, lo si deve a me, perché il patriarcato e il matrimonio monogamico patriarcale non si reggono senza l'amore, quell'amore miceneo che ho inventato io. Continuerò ancora ad apparire sul web, a discolparmi, in modo che voi sappiate chi sono stato veramente io e che possiate cominciare quindi ad onorarmi come mi merito. Tanti saluti da Sissifo, che tornerà ancora da voi.